Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Enrico Raspadori, che mi chiede di parlare del film cileno, ma con anche produzione brasiliana, del grande Pablo Larraín, Tony Manero del 2008. Film straordinario, ambientato a Santiago del Cile 1979. No, il protagonista è questo Raul, questo uomo ossessionato da Tony Manero, appunto dal personaggio interpretato da John Travolta nella Febbre del Sabato Sera. Quest'uomo lo va a vedere ripetutamente per prepararsi poi per i suoi balletti nella discoteca di periferia, dove è idolo per il proprietario, per le donne, insomma. E questo è Tony Manero, che vuole ad ogni costo avere successo in questo mondo, appunto, dominato però dalla dittatura militare di Pinochet, che insomma rende il tutto molto plumbeo e nel quale il nostro sguazza e passa tranquillamente da fare dei passi di danza anche discreti in discoteca, per poi andare a rifinire a uccidere gli uomini, ammazzare, fare quello che gli serve per arrivare insomma dove vuole. Di più non vi voglio dire, perché è un film molto molto particolare. Naturalmente quello che farà poi tornerà anche di rimbalzo a chi gli sta vicino, ma non vi voglio dire altro. Questo è un film veramente meraviglioso. Tony Manero parla della dittatura di Pinochet attraverso un personaggio sgradevolissimo, quello del protagonista, che non è assolutamente simpatico, né il regista pretende di farlo diventare tale, ma è uno specchio in realtà di ciò che una società così militarizzata, di destra, fascista, porti nelle persone che sono già comunque di suo schizzate di testa. La possibilità insomma di fare atti efferati e poterli mascherare da qualunque cosa in un momento in cui un paese era un atto efferato stesso solo nella sua esistenza sotto quella merda di Pinochet. I colori desaturati della fotografia rendono perfettamente quel tipo di anni, rendono perfettamente anche il tipo di paura, di sensazione di smarrimento che un paese intero prova e che viene raccontato appunto da questo grandissimo Pablone in questo film, secondo me eccezionale, dove il protagonista, mi pare Alfred Castro, è un mostro incredibile, di bravura, un attore splendido veramente. Un film che fa anche intuire come in un momento così drammatico e terribile in realtà l'influenza della cultura americana continuasse ad andare sulla America del Sud, nonostante fosse chiaramente sotto scacco della CIA e di un dittatore nazista. E quindi è un film bellissimo, insomma, che mescola la musica, mescola il dramma, mescola il thriller, mescola la violenza e soprattutto questo incredibile voglia di raccontare un paese in maniera così profonda attraverso personaggi così interessanti e al di fuori, diciamo, del modello di vita che pensavamo pinochettiano. E quindi questo folle che è il protagonista, che è un pazzo completo, poi in realtà guardatevi il film, è la perfetta fotografia di un paese dell'epoca che era follia pura solo a pensare di poterci stare, solo a pensare che potesse esistere. Nel 79 una cosa del genere è andata avanti altri 20 anni, fate un po' voi. Per me è un film magnifico, un film dal ritmo straordinario, a tratti violento, a tratti drammaticissimo, a tratti sempre più diretto verso un pubblico che dovrebbe imparare appunto da questo film qualcosa attraverso la storia, e lo farebbe attraverso qualcosa di una cultura pop americana che si insedia appunto come Pinochet grazie alla CIA dentro la testa di molti sudamericani. Naturalmente il nostro Pablo Larraín Bracca, il nostro protagonista all'inizio e alla fine, li sta sempre attaccato con la macchina da presa dietro e ci mostra i più terribili, schifosi, lerci, orribili anni che il Cile abbia mai subito tutta la sua vita. Veramente una cosa meschina, un mondo terribile, un mondo riportato indietro di 50 anni a delle leggi fasciste che però insomma sembravano potessero andare bene a molti, specialmente ai folli. Non ho altro da aggiungere per questo grandissimo film. Qui sotto il link iscrivetevi al canale, mi piace se vi piace il video, insomma donate su Patreon come ha fatto Enrico, ma soprattutto chiedetemi di film anche interessanti se avete voglia, e soprattutto guardatevi questo Tony Manero e tutta la filmografia di Pablo Larraín, perché non ha mai sbagliato un film, ma questo Tony Manero è veramente agghiacciante, un montaggio incredibile, una messa in scena straordinaria, una delle musiche perfetto. Quindi per me è veramente un filmone, uno dei capolavori degli anni 2000, uno di quei film che non possono essere assolutamente lasciati scappare. Questo è un film da avere per forza, il link è qui sotto, ripeto, sta a voi cercare di capire se avete voglia o no di vedere qualcosa di veramente originale, innovativo e politico, ma politico veramente.